Bene, oggi vediamo come possiamo uscire da un labirinto attraverso Overroberta, quindi come guidare un robot a trovare l'uscita da un labirinto utilizzando il codice dei colori, il sensore dei colori. Ho scelto in particolare questo labirinto, questo scenario che ci ha mandato Martino, devo dire uno scenario abbastanza sfidante. E quindi vediamo come possiamo fare. La prima cosa a cui dobbiamo fare attenzione è studiare lo scenario e vedere se c'è un pattern comune, un qualcosa che ci può aiutare a fare un algoritmo il più possibile semplice. E vediamo che nello scenario che ci propone Martina abbiamo una serie di pallini, di tag, di pallini colorati rossi e di pallini colorati verdi. Tra l'altro, quelli verdi sono leggermente più grandi e già così a occhio mi fa venire in mente che avremo qualche non dico problemino, ma dovremo adottare qualche misura diversa. Però quello che si può notare è che tutti i pallini rossi, ogni volta che si incontra un pallino rosso, si deve girare a sinistra. E questa è una cosa molto importante perché ci permette di tenere traccia di questa cosa, mentre tutti i pallini verdi, ogni volta che si incontra un pallino verde, si deve girare a destra. Quindi questo è il primo ragionamento che si fa, cioè trovare un pattern comune. Quindi abbiamo detto, se troviamo pallini verdi, sinistra, si gira a sinistra, se troviamo pallini rossi, si gira a destra. Ora si tratta appunto di fare l'algoritmo e di incominciare a programmare. Qual è l'algoritmo? L'algoritmo è se il rover, incontra un pallino rosso, gira a sinistra. Se incontra un pallino verde, gira a destra. Però in tutti gli altri casi deve continuare ad andare avanti. Quindi questo qui è l'algoritmo. Vai avanti, se incontri pallino rosso gira a sinistra, se incontri pallino verde vai a destra. Ovviamente alla fine si fermerà quando arriverà al traguardo. Allora, come possiamo fare questa cosa? Innanzitutto, appunto, utilizzeremo i controlli del sé. E ovviamente i controlli che li troviamo diciamo in questa parte qua quindi se dobbiamo verificare se il sensore di colore sta toccando se il sensore di colore sta vedendo un certo colore e fare un'azione. Ma come ogni buon controllo che si rispetti, tutto questo lo dovremmo mettere all'interno di un per sempre, cioè questi controlli li dobbiamo fare per sempre. Quindi sempre nel controllo di flusso ci andiamo a prendere un ripeti per sempre. Qual è la prima istruzione che dobbiamo fare però? Innanzitutto il robot deve andare avanti e girare se vede un pallino di un colore o di un altro. Quindi andare avanti lo mandiamo avanti non a una velocità, a una distanza precisa, ma a una velocità, ad esempio 70. E come sappiamo, questo blocchetto, questa istruzione funziona se dopo ci mettiamo delle altre istruzioni. Quindi vai avanti a 70 e poi incominciamo a fare i nostri controlli. Quindi se andiamo a dare dei sensori, il sensore sulla porta 3, andiamo nella parte di logica e diciamo è uguale. Qui possiamo per un attimo chiudere il simulatore, andiamo nei colori e ci prendiamo il colore che ci serve, esempio il rosso. Cos'è che devo fare? Beh, innanzitutto devo girare. Ma quindi abbiamo detto il rosso, dobbiamo girare a sinistra. Quindi ruota di 90 gradi. Quando ruotiamo di 90 gradi, o comunque quando ruotiamo, la cosa migliore è tenere la velocità molto bassa. Ora, vediamo che succede se io eseguo questa istruzione. Va avanti per sempre, va avanti, ma se incontra il colore rosso, gira a sinistra.
Quindi va avanti, ovviamente non ho messo sinistra, quindi questo è il primo debugging, ruota a sinistra. Ora qua la prima cosa è che ruota appena vede il rosso e quindi si disassa, cioè va fuori dell'asse. Perché? Perché diciamo tocca il pallino rosso, lo vede proprio all'inizio del pallino. Quindi dovremmo fare in modo che il robot percorra ancora qualche pixel, qualche centimetro in questo caso, per arrivare almeno verso il centro del pallino. Quindi la cosa migliore da fare è quella di innanzitutto spostarci in avanti di una certa quantità, a una velocità magari più bassa, ad esempio di proviamo con 7 centimetri, e poi ruotare. Vediamo. In questo caso sembra che siamo abbastanza in asse. Ok, ovviamente lui prosegue il suo cammino e poi adesso dobbiamo programmare il pallino verde. Per essere sicuri al 100% che una volta che il robot ha girato non si trovi ancora sul pallino colorato, per maggiore sicurezza gli facciamo fare di nuovo un po' di percorso in maniera tale che in ogni caso esce fuori dal pallino e poi prosegue il suo percorso. Ora noi ci possiamo duplicare questo se e cambiare il colore in, dovrebbe essere questo, l'altro pallino. Ora qui il punto è che Martino ha fatto il pallino verde più grande, quindi probabilmente la distanza che dobbiamo percorrere per stare in asse sarà superiore a 7. Proviamo magari con 12, vediamo un po' che succede. Ovviamente dovremmo ruotare a destra e non più a sinistra. Quindi vediamo se col pallino verde tutto funziona. O se dobbiamo modificare qualche valore. Sembra che stia, ecco, il verde va avanti e sembra che il valore che abbiamo messo è forse un po' troppo poco, magari potremmo mettere 13 o 14 e per essere più sicuri, ma diciamo che sembra che stia andando abbastanza bene. Vediamo che succede. Ora, probabilmente vedo un problema qui su questa parte, su questo pallino qua, che mi sembra fuori asse rispetto. Diciamo che il colore per il verde forse lo dobbiamo modificare, ma comunque sta andando. Sta andando, ma probabilmente vediamo un po' che succede qui. Sicuramente andrà fuori asse perché Martino, quest'altro pallino rosso qua, l'ha disegnato, spostato e quindi questo ci creerà un problema. Vediamo un po'. Non lo becchiamo, infatti non lo becchiamo. E questa è una cosa interessante da capire come possiamo risolvere questa cosa. Cioè, questo programma che vediamo qui funziona, diciamo, abbastanza bene, funziona bene. Ma quando arriva un certo pallino, qua in particolare, quando arriva a questo pallino, non funziona più perché questo pallino rosso è fuori asse, non è centrato rispetto a questo, doveva stare più qui. Quindi è come dire che quando noi arriviamo a questo pallino, dovremmo andare leggermente più avanti, non di 7 centimetri come abbiamo fatto, ma magari di 10. Però qui si pone il problema, come possiamo fare questa cosa? E in particolare, diciamo, io ho trovato una soluzione che è quella di contare i pallini. Quindi noi possiamo contare, io ho trovato questa, ovviamente ci possono essere altre strategie, quello di contare i pallini, quindi crearmi una variabile e ogni volta che incontro un pallino la incremento di 1. Quando arrivo a questo pallino, quindi siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi quando arrivo al decimo pallino so che
Il passo successivo dovrò fare una distanza maggiore, quindi non fare i 7 centimetri, ma magari farne 10, 12 e fare delle prove, solo quando arriva al settimo. Se vediamo un po', io ho fatto già questo programma, me lo sono salvato e quindi adesso provo a caricarlo e vediamo. Caricare questo programma, eccolo, quindi apro il simulatore, vedete, ho fatto delle variabili e ho ridotto un po' troppo il mio editor, ecco qua, e vediamo se questo programma che ho fatto funziona. Mettiamolo alla prova. Abbiamo il contatore dei pallini. E come vedete, ho contato già 3 pallini. Ecco, codice funziona, si allontana, fa più passi solo al decimo pallino e poi ritorna a fare gli stessi passi al pallino nuovo. Quindi, direi che per questo video è tutto. Abbiamo visto come possiamo, abbiamo accettato la sfida di Martino e ci vediamo al prossimo video. Ciao!